Salve a tutti e benvenuti o bentornati su The Dottora. Nel video di oggi, che sì, è vero, inizia con un fermo immagine, ma se non vi siete persi il video precedente riguardante il bilanciarsi durante le feste natalizie con 5 belle regoline, nell'altro video ne ho descritto solo 4 per questioni di tempo, oggi vedrete la quinta e anche le 5 strategie super pratiche appunto per come mangiare sano durante le vacanze di Natale. Non intendo il giorno di Natale, appunto, se non ve lo siete persi, sapete che non intendo che mangiamo un biscottino e una tisanina mentre gli altri si fanno fuori mezza teglia di lasagne. Ci sono delle strategie per far funzionare il tutto in maniera tale da goderci lo spirito e le golosità mangiare cioè natalizie, ma allo stesso tempo non andare incontro a quella super sensazione di ripienezza e voglia di vegetare sul divano per 2 settimane di fila. Quindi oggi vedremo questa quinta strategia e anche 5 applicazioni pratiche delle regole, di queste 5 regole complessive che fra lo scorso video e questo ho descritto. Quindi vedremo come fare un po' degli spuntini, come comportarci a pranzo, a cena e anche chiaramente a colazione sulla base di quello che vi avanza fra un cenone, fra una festa e l'altra. Bene, ora dopo questa super introduzione possiamo iniziare. Comunque vi stimola anche a prendere comunque i cioccolatini, il panettoncino e i dolcetti da abbinare alla tisanina, tanto lo farete comunque. Oppure se non lo farete, comunque vi ritroverete al pasto successivo con una fame quasi incontrollabile, quindi è meglio prevedere il fatto che potreste avere di nuovo fame anche dopo il pranzo di Natale. Lo so, appena finito il pranzo di Natale sembra impossibile che voi possiate di nuovo provare una cosa come il senso di fame, me ne rendo conto, però in realtà è così e quindi è meglio giocare d'anticipo e strategicamente. Quindi questa è la quinta regola, che comunque è una conseguenza naturale delle altre 4, e cioè con questa strategia di abbinamento di cibi salubri avanzini golosi fa sì che noi non ci cibiamo per 2 settimane e mezzo circa di soli cibi pesanti, lasciandoci quindi una continua sensazione di sazietà, ripienezza, comunque sgradevole sensazione di non voler fare altro se non vegetare sul divano. E anche perché molti di noi tornano a lavorare in quei giorni che separano una data ufficiale di festa dall'altra, e sostanzialmente essere sempre affannati perché si ha sempre continuamente la pancia piena dà proprio fastidio. Allo stesso tempo possiamo comunque toglierci lo sfizio dei sapori delle feste e continuare poi in sordina a portare avanti i nostri obiettivi di forma e di salute. A proposito di questo, vi voglio dire che ricordate che c'è il The Dottora Shop? Ebbene sì, è ancora aperto anche durante le feste natalizie il The Dottora Shop, cioè quel negozio online dove potete andare ad acquistare e prenotare la vostra consulenza nutrizionale personalizzata, che si può funzionare anche durante le feste natalizie. Io sarò la vostra nutrizionista se deciderete di acquistare e prenotare una di queste consulenze. Sicuramente tutto questo, tutta questa consulenza prevederà anche appunto queste strategie, assaggini avanzini golosi più cibi salubri, in maniera tale da non interrompere il raggiungimento degli obiettivi, ma non interrompere neanche il flusso dello spirito natalizio ricco di golosità. Veniamo quindi ai nostri 5 esempi, 5 come le regole elencate, su come utilizzare degli avanzi golosi e come renderli poi parte di un pasto completo. Partiamo dalla colazione, una bella colazione dolce classicissima con una fetta di panettone o una fetta di pandoro. Poco importa se sono quelli classici, quindi un panettone con canditi e uvetta, oppure il classico pandoro con lo zucchero a velo, oppure quelli un po' diversi, tipo farciti di cioccolato o crema al
al pistacchio o altro, non importa, insomma, una fetta di questi dolci natalizi golosi che di per sé non sono proprio una colazione completa, e se dobbiamo aspettare di saziarci solo col panettone o solo col pandoro, beh, rischiamo davvero di esagerare un pochino dal punto di vista energetico in maniera un po' sbilanciata. Cosa mancano al panettone e al pandoro? Beh, sicuramente c'è un bel po' di zuccheri e c'è un bel po' di grassi. E allora cosa possiamo fare? Aggiungere una fonte proteica, banalmente una tazza di latte, oppure ancora dello yogurt greco, meglio magari se magro in questo caso, ma non per altro, ma perché i grassi li stiamo già ottenendo dal panettone, dal pandoro, dalle loro farciture. Oppure ancora, come altra fonte proteica, potreste decidere semplicemente di, se siete un po' per il mix colazione dolce e salata, potreste volere il dolce del panettone o del pandoro e magari farvi comunque un uovo strapazzato. Dopotutto non vi imbarazzate a farlo nelle colazioni in albergo, non vedo perché dovreste imbarazzarvi a casa vostra. Non manca comunque solo la fonte proteica, meglio anche aggiungere un pochino di fibre, quindi ad esempio della frutta acidula, che oltre che spezzare dal punto di vista gustativo la burrosità del panettone e del pandoro, appunto ci aiuta anche con antiossidanti e fibre a rimanere più sazi più a lungo, e non invece che darci la super mega carica bomba tipica dei dolciumi, in questo caso dei dolci natalizi, e poi comunque dopo pochissimo tempo ci ritroviamo affamati. Invece in questo modo, con proteine, antiossidanti e fibre, siamo sicuri di arrivare a pranzo con un livello normale di fame. Ma fra colazione e pranzo, oppure ad esempio fra pranzo e cena, ci sono delle merendine, degli snackini. E allora che cosa possiamo mangiare in questo caso? Beh, una buona idea può essere una porzione di frutta che comunque si trova nelle tavole in questo periodo, ad esempio degli agrumi, oppure molte persone comprano anche l'ananas in questo periodo da servire nelle tavole delle feste, ed è un buon modo anche per iniziare ad attingere dal cesto della frutta secca, quindi una porzione di frutta secca e di frutta fresca. È un'ottima idea. Se invece siete più in vena di golosità dolci, anche in questo caso un torroncino oppure due o tre cioccolatini, potreste abbinarli appunto in questo caso alla tisanina, ecco, un po' come snack sfizioso. Ovviamente è meglio se nel caso del cioccolato, dei cioccolatini, se è fondente, ma non è obbligatorio. Una cosa importante è comunque che la porzione sia contenuta, nel senso voi prelevate la porzione che avete intenzione di mangiare per merenda e poi mangiate, perché sennò è davvero un qualcosa di automatico, se si ha il cesto della frutta secca o dei cioccolatini davanti, continuare a pescare senza controllo. E poi le ultime tre strategie possono essere anche un po' accorpate tutti insieme, nel senso che andiamo a prendere uno degli avanzi dei pranzi e delle cene, delle feste natalizie, e tentiamo anche in questo caso di completarli. Se l'avanzo è più proteico, come ad esempio un arrosto di carne, oppure un piatto principale a base di pesce, oppure dei salumi e dei formaggi, per fare un esempio da antipasto, allora in questo caso cosa manca? Manca una bella fonte di carboidrati, che potrà essere semplicemente del pane e anche delle verdure crude o cotte. Se invece il nostro avanzino è di tipo carboidrati, quindi ad esempio una porzione di pasta, magari non condita con tanto ragù o qualcosa sempre a base di carne, pesce, formaggi o legumi, perché in quel caso ci sarà anche, c'è già un po' di fonte proteica, quindi se un condimento senza, o comunque senza quasi una fonte proteica, allora aggiungiamo la fonte proteica che può far parte dei nostri avanzini, oppure la aggiungiamo noi, che possono essere le fonti proteiche di sempre, dalla scatoletta di tonno fino alla fettina di pollo, oppure un'insalata di legumi, oppure ancora del tofu, oppure anche un pezzo di formaggio. E abbiniamo inoltre anche in questo caso delle verdure. Se invece il nostro avanzino è misto, cioè ad esempio se uno di quei primi che hanno tanta carne e formaggi, ad esempio una lasagna o dei cannelloni, oppure semplicemente un po' di primo e un po' di secondo, beh, allora in questo caso non dimentichiamo
di aggiungere le verdure. Una cosa tanto carina che si può fare in questo caso, in questo periodo, è di fare comunque un piatto unico, cioè anche se sono diverse portate, primo, secondo, eccetera, cercate di servire un po' tutto nello stesso piatto, anche perché in questo modo riuscite meglio a darvi una regolata per quanto riguarda le porzioni. Cioè voi sapete che quello che vi siete messi nel piatto è la vostra porzione per pranzo, per cena, e non continuate a tornare per il bis, per il tris, eccetera. E credetemi, è davvero molto soddisfacente fra una festa e l'altra poter continuare a bersi un bicchiere di vino tranquillamente, o mangiarsi una bella fetta di panettone o di pandoro, oppure ancora gustare ancora un po' di lasagne o polpette della nonna o della mamma. Insomma, è davvero soddisfacente, però siccome lo stiamo alternando o comunque accompagnando, anzi, a cibi più tipici della nostra quotidianità, insomma, ma che magari preparazioni anche un po' più leggere del normale, nel senso, questo è uno dei periodi dove, ad esempio, come preparazioni per le verdure io eviterei le saltate in padella con olio abbondante, ad esempio, e preferirei magari una cottura al vapore senza altri condimenti, oppure delle crudite, anche in questo caso scondite, ma non perché voglia compensare in termini di sensi di colpa, ma proprio perché se già la portata principale è un bel po' grassa, mi fa molto piacere anche come sensazione in bocca sgrassare, ad esempio con un croccante ravanello, oppure un po' di finocchio, o ancora delle croccanti carote, ad esempio. È molto molto piacevole anche creare questo genere di contrasti. Forse magari potremmo anche apprezzare un po' di più che dei piatti che in mezzo alle 10.000 portate dei giorni ufficiali non abbiamo avuto il modo di analizzare così in maniera certosina, per quanto riguarda appunto l'aspetto esperienziale, appunto l'aspetto gustativo. Bene, siamo quindi giunti alla fine del video di oggi. Spero che questa mini guida su come bilanciare e bilanciarsi durante le feste natalizie vi possa essere utile. Ricordate che nel caso delle feste natalizie i sensi di colpa non hanno posto. Non hanno posto né per i parenti un po' rompiscatole che vi chiedono per l'ennesima volta se vi sposate, se fate figli, se vi laureate, eccetera, eccetera. Quindi non c'è posto per quei sensi di colpa instillati dall'esterno, ma non c'è posto neanche per i sensi di colpa per quanto riguarda il mangiare bene. Ci sono delle strategie per non far fallire i nostri obiettivi, il nostro percorso verso gli obiettivi di forma e salute, e allo stesso tempo mantenere le super golosità natalizie nella nostra tavola. Bene, per oggi è tutto. Lasciate un bel like, un bel commento, condividete questo video con chi pensate possa apprezzarlo, anche con i parenti criticoni e rompiscatole. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon Natale da The Dottora.